Siamo al 28esimo del primo tempo. Cruyff aveva impostato. La palla è tornata a Cruyff ancora. Apre verso Neskens, che serve appunto Peters sul filo del fuorigioco. Peters al 28esimo sblocca il risultato. 1-0 per l'Olanda, 28esimo del primo tempo. Gol di Jan Peters. Rivediamo l'azione che viene impostata da Cruyff con questa apertura su Neskens. Neskens serve Peters, che è tenuto in gioco, avete visto sulla parte estrema, dal numero 9 che è Bowles, che ancora non era uscito, non si era ancora infortunato. Adesso stiamo seguendo invece l'azione del raddoppio. Il 37esimo parte come al solito da Cruyff, che serve l'avanzato Hovenkamp. Peters ha un ottimo controllo di palla e da posizione pressoché identica a quella di prima coglie nuovamente lo stesso angolo alla destra di Clemens e raddoppia per l'Olanda al 37esimo del secondo tempo. Vediamo nuovamente questa azione. Questo è il passaggio di Hovenkamp a Peters, che ha un ottimo controllo di palla. Se la passa dal sinistro al destro e poi... Telespettatori, buonasera allo stadio imperiale di Wembley di Londra, amichevole di grande prestigio fra Inghilterra e Olanda. Sono i primissimi secondi della ripresa, il punteggio al termine del primo tempo è Olanda 2, Inghilterra 0. L'Inghilterra ha iniziato all'attacco questo... In certi tratti, nel momento intercorso fra i due gol e soprattutto dopo il raddoppio di Peters, l'Olanda... Avanza intanto Hovenkamp, eccolo, un bellissimo scambio ancora, chiama in avanti Hovenkamp a contatto con Doyle, che riesce poi a coprire e a proteggere l'intervento di Clemensen. Johnny Rep lo fronteggia Watson, Rep mette al centro per Surbeer, solissimo in aria, tira pronto Surbeer e c'è un miracoloso recupero di Bitti, veramente provvidenziale, che salva il portiere Clemens da un tiro pericolosissimo. Il primo calcio d'angolo del secondo tempo, lo rivediamo, questa azione con il tiro prontissimo dopo lo stop di Surbeer. C'è anche il sospetto di Hovenkamp sulla sinistra, così come fa Surbeer sulla destra. Rensenbrink, molto fiacco il tiro di Rensenbrink, che poteva però diventare avanti del Manchester United, un centravanti come si diceva tradizionale, attualmente utile per proseguire su quella linea di esperimenti. Ecco Trevor Francis, un bel cross, ma Risbergen è nettamente in anticipo su Pearson. Un rimpallo favorisce Francis, ancora il gioco è... Indietro ancora a Hovenkamp. Neskens che trova un pallonetto che sta per sorprendere Clemens. Il tiro è stato di Willy van de Kerkhoff. Van de Kerkhoff, ecco, rivediamo il tiro del numero 8 olandese. Willy van de Kerkhoff, giocatore dell'Eindhoven, che costringe Clemens a un ritardato intervento con un bel colpo di reni. Poi Neskens rinvia non molto bene e Greenhoff colpisce di testa, poi rinvio ancora di Neskens e agiva praticamente da libero aggiunto. Ecco Pearson, pericolosamente in aria Pearson, crossa, non c'è nessuno sulla destra, è in ritardo Trevor Francis, che comunque recupera il pallone, poi scivola, lo perde Risbergen, può intervenire. Non sciupa per niente la palla Risbergen e trasforma l'intervento difensivo in un attacco con Cruyff, che serve molto bene Van de Kerkhoff, che manca l'aggancio. Azione clamorosa dell'Olanda che al 25esimo. Doyle mette nel mucchio Doyle ancora è forse in fuorigioco, Doyle che va comunque a segnare. Ora vediamo, ma l'arbitro ha annullato, aveva già fischiato. Ecco, rivediamo l'azione, Doyle che imposta, mi fa da torre Pearson, poi c'è l'ultimo passaggio di Todd, ma appunto sull'ultimo passaggio Doyle
è in fuorigioco, dunque al che insiste con Pearson, una bella apertura ancora per Francis, in buona posizione Francis con un piede, para Scrivers, la palla ancora in gioco, il rinvio di Hovenkamp e poi ecco che arriva Cruyff, anche lui sempre arretrato, scatta il contropiede con Peters, De Groot vince un bel, c'è l'intervento non riuscito però da parte degli inglesi, 12 giocatori olandesi hanno toccato la palla e per fermare questa azione di Cruyff c'è il fallo da parte di Clement, 12 tocchi consecutivi da parte dei giocatori olandesi. A Wembley Olanda batte Inghilterra 2-0, i gol di Peters ora ve li mostriamo in registrazione.